Patrizia Rossetti ha figli? La conduttrice, che poco tempo fa abbiamo visto al Grande Fratello, ha vuotato il sacco. Ecco cosa ha rivelato. Patrizia Rossetti, nota conduttrice e ex GFina, ha spesso affrontato il delicato tema della maternità nei suoi interventi televisivi. Pur essendo un personaggio pubblico molto amato, Rossetti ha scelto di non avere figli, una decisione che ha suscitato curiosità e discussioni tra il pubblico. In diverse occasioni, ha condiviso le sue riflessioni sulla maternità, sottolineando come la mancanza di figli non le faccia sentire inferiore o meno completa. La sua partecipazione al Grande Fratello VIP 7 ha offerto un palcoscenico ulteriore per esprimere le sue opinioni, e le sue parole si sono rivelate profondamente toccanti e significative. Durante la sua ospitata a Verissimo, nel febbraio del 2023, Patrizia ha affrontato le critiche e i pregiudizi legati alla sua scelta. Devo dire che la cosa che mi indispettisce di più è quando tante persone ti dicono: tu stai zitta perché non sei mamma, ha dichiarato. Queste parole riflettono un pensiero che va oltre la mera questione della maternità. Patrizia sostiene che tutte le donne possiedono un innato istinto materno, anche quelle che non hanno figli biologici. La sua esperienza e il suo legame con i giovani che la circondano testimoniano come, secondo lei, l'amore e la cura possano manifestarsi in molte forme. Patrizia Rossetti e il potente messaggio alle donne senza figli. Patrizia Rossetti ha voluto inviare un messaggio forte e chiaro a tutte le donne che si sentono in difetto per non aver avuto figli. Il fatto di non aver avuto la fortuna o la fatalità di avere un bambino non significa che non sappiamo amare, ha affermato con determinazione. Queste parole non sono solo una difesa della sua scelta personale, ma anche un invito a riflettere su come l'amore materno non si limiti esclusivamente al legame biologico. Patrizia ha evidenziato che anche le donne che adottano possono essere mamme splendide, suggerendo che la capacità di amare e prendersi cura va oltre la semplice procreazione. Il suo discorso si è chiuso con un appello all'accettazione e alla non colpevolizzazione. Se non è successo, una donna non si deve colpevolizzare. Questo messaggio è particolarmente importante in un contesto sociale in cui le aspettative riguardo alla maternità possono essere schiaccianti. Rossetti invita a guardare oltre i confini tradizionali dell'essere madri, sottolineando che ognuna di noi può svolgere un ruolo materno nei confronti di altri, che siano bambini, amici o familiari. Il suo approccio inclusivo e positivo rappresenta un importante sostegno per tutte le donne che, per qualsiasi motivo, non hanno figli, incoraggiandole a riconoscere il proprio valore e la propria capacità di amare.